2020 e stiamo per partire con Svegliati Avvocatura. Scarica la nostra app Uslo Web Radio per Apple e Android. 8:15 precisi qui a Svegliati Avvocatura, è il 2 marzo, siamo io, Milena Miranda, dagli studi virtuali di Napoli, Ornella Sala, preziosissima in regia che ci sopporta e ci supporta, e udite udite, da Bologna Elia Barbuiani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, esclusivamente la mattina, però ogni tanto dai qualche capatina su Svegliati, è giusto e doveroso farla, anche perché ormai siamo a marzo e quindi stiamo entrando nel mese del nostro quarto compleanno. Questa settimana, fine settimana, sono già 4 anni, mi sembra incredibile. Accidenti, accidenti, stiamo per affrontare quasi la scuola dell'obbligo. Comunque, a proposito di scuola, queste settimane sono state assolutamente pazzesche. Elia, tu hai dato un grandissimo contributo, sia tu che Pierluigi, nell'ultima parte della trasmissione, che invitiamo tutti gli ascoltatori a riascoltare e che è andata in onda sabato. Abbiamo fatto una diretta proprio, diciamo, su questo argomento che, ahimè, dovremo trattare anche oggi, cercando di trattarlo dal punto di vista professionale, perché oggi la puntata ha proprio come titolo Coronavirus e legge 231, emergenza sanitaria e privacy. Elia, che cosa dobbiamo fare? Cioè, noi avvocati che cosa dobbiamo e possiamo fare? Non lo so, a parte forse andare a accendere un cielo in chiesa, perché effettivamente... Ma le hanno chiuse, no, in alcuni posti. Hanno chiuso pure quelle. No, io tendo ormai a cercare un po' di drammatizzare, chiaramente vicino a quelli che in questa situazione la stanno vivendo in maniera veramente drammatica, perché magari hanno casi gravi in famiglia o anche, insomma, in qualche decesso che c'è stato, però... Per il resto devo dire che, insomma, bisogna un po' sdrammatizzare, perché la tensione è altissima, e condivido quelli che, per esempio, cominciano a porsi dei problemi sulla... non tanto da un punto di vista anche, diciamo, dell'economia, ma come dicevi te, le chiese sono chiuse, i teatri sono chiusi. Io credo che come avvocati, diciamo, dovremmo porci, no, un problema di questa situazione di stato d'emergenza continuo, no, per i diritti, cosa vuole dire. Ma torniamo ai temi di questa trasmissione, perché appunto questa situazione sta sulla 231, sulla privacy sono molti, no, i temi che la interessano. Io so, tra l'altro, che a Napoli avete avuto qualche vicenda. Sì, c'è un vero e proprio scontro istituzionale. Permettimi, peraltro, di essere assolutamente solidale con i colleghi che io ho sentito dello studio, per così dire, incriminato. C'è stato un comunicato addirittura prima del presidente della regione, dove addirittura li si accusava di procurata allarme. Poi c'è stato una diffida da parte del presidente del tribunale a frequentare le aule di giustizia. Poi non ci si riesce a capire, evidentemente si saranno un po' interrotte le comunicazioni presidente del tribunale e presidente dell'ordine. Addirittura la Corte d'Appello e la Procura della Repubblica fanno riferimento all'articolo 650 del codice penale, quindi richiamano l'osservanza di determinati obblighi dell'autorità giudiziaria, minacciando sanzioni e addirittura fino a 3 mesi di reclusione per chi non le osservi. Ovviamente c'è stata una risposta anche abbastanza dura da parte del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,
che è l'avvocato Antonio Tafuri, perché nel frattempo opere di sanificazione sono state effettuate, devo dire, soltanto a carico appunto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e questa cosa veramente ci lascia così, ma permettimi di essere solidale assolutamente con i colleghi dello studio, perché lo studio, per così dire, incriminato ha di sua sponte si è messo praticamente in quarantena, benché ai tamponi, diciamo, che vengono utilizzati siano risultati positivi soltanto quattro dei colleghi di questo studio e due segretarie. E ovviamente sappiamo perfettamente che solo perché loro si sono sottoposti volontariamente a questo tampone, diciamo, è uscita fuori questa cosa, perché diciamocela tutta. Un grande senso di responsabilità civica, che è quella che serve comunque in questa situazione. E andiamo ad ascoltare quindi la prima intervista di questa mattina. Sì, assolutamente sì. Fabrizio Vedana, che è vice direttore generale Unione Fiduciaria Coronavirus Privacy, proprio sulla legge 231 del 2001. Ascoltiamo. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Buongiorno a Fabrizio Vedana, vice direttore generale dell'Unione Fiduciaria. Buongiorno. Allora, Fabrizio, quali interrelazioni o quali relazioni possono esserci fra il coronavirus e la 231? Perché qualcuno scrive che se l'azienda può pagare senza misure scatterebbe la responsabilità ex legge 231, no? Sì, beh, la normativa sulla 231, normativa 231 è la normativa con la quale l'Italia ha introdotto la cosiddetta responsabilità penale delle aziende, Certo. cioè ha introdotto l'obbligo per le aziende di dotarsi di presidi organizzativi volti a scongiurare il rischio che apicali o dipendenti della banca pongano in essere illeciti con un interesse o un vantaggio dell'azienda. Con specifico riferimento alla vicenda del coronavirus, questo che cosa potrebbe voler dire? Sottostimare da parte dell'azienda la necessità di fare degli interventi in termini di sicurezza e quindi di dotazioni, di presidi, in termini di igiene dei locali, se non addirittura l'adozione di misure di allontanamento di dipendenti che arrivano dalle zone interessate o vicine, confinanti con le zone interessate dal coronavirus, quindi vicine ai cosiddetti focolai, Certo. se l'azienda non interviene perché sono persone, sono dipendenti strategici per l'azienda o perché adottare determinati presidi, ad esempio igienizzare più spesso i locali, chiudere dei locali perché magari sono vicini ai luoghi in cui si sono verificati i focolai. Chiaramente l'interesse dell'azienda è risparmiare dei soldi in termini di presidi o trarre dei vantaggi, cioè non perdere delle opportunità lavorative pur di fronte ad una situazione grave. E quindi ci potrebbe essere una ricaduta in termini di 231. E quindi dell'articolo 2087, no? Quindi soprattutto che in modo che, cioè, ed è anche dell'articolo 25 septies, no? Del decreto legislativo 231 Esattamente, del 2001. esattamente. L'uno, 2087, che è la norma del codice civile che Esatto. regola gli obblighi del datore di lavoro, in particolare l'obbligo del datore di lavoro di assicurare il mantenimento di condizioni di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro adeguati, e quindi in termini di coronavirus potrebbe voler dire assicurare che le pulizie vengano fatte utilizzando dei igienizzanti più forti rispetto a quelli utilizzati normalmente, oppure il 25 della normativa SEPTES della 231, che ha introdotto, con i quali sono stati introdotti appunto le lesioni gravi o gravissime, e quindi pensiamo al dipendente che risulti poi ricoverato in ospedale perché l'azienda non ha adottato delle misure restrittive nei confronti di determinati dipendenti che arrivavano dalle zone, diciamo, del focolaio, mettendo a repentaglio altri dipendenti. Ebbene, in questo caso ci sarebbe potenzialmente, potrebbe esserci una lesione grave o gravissima, pensiamo al dipendente che
cuore a seguito di complicazioni polmonari connesse al coronavirus, ovvero al dipendente che subisce delle lesioni molto gravi, sempre conseguenze di queste misure non adeguate in termini di tutela della salute dei dipendenti da parte dell'azienda. Misure adeguate comunque che devono tenere conto anche del bilanciamento della tutela dei dati personali in ogni caso, e quindi questo compito davvero gravoso sia per l'azienda che per l'organismo di vigilanza, no? Cosa ne pensi? Non è un caso che le aziende lombarde e quelle delle altre regioni interessate dall'emergenza coronavirus abbiano subito costituito o attivato, se già esistente, il Comitato per la gestione delle crisi, del quale fanno parte l'ufficio del personale, l'ufficio organizzazione, che spesso e volentieri è anche ufficio privacy, oltre che la direzione generale e spesso anche il legale. Perché? Perché bisogna tradurre concretamente i presidi tenendo conto anche dei risvolti sul piano della tutela dei dati personali, e in tutto questo ovviamente l'organismo di vigilanza istituito ai sensi della 231 ha il compito di verificare che l'azienda rispetti tutte quelle normative che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul modello 231 di cui l'azienda si è dotata. Grazie di questa informazione che non avevo, e questa organizzazione del comitato, o davvero interforze, chiamiamolo così, interforze privacy e interforze anche organismi di vigilanza. E Fabrizio, ti ringrazio per la tua cortese intervista e una buona giornata. Buona giornata a voi. Use Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ecco, abbiamo sentito il primo intervento del nostro Angelo, ma Angelo Marzo Instancabile ha curato anche un'altra intervista a un amico della radio, il collega Pietro Calorio, a proposito delle, diciamo, fughe in avanti sul tema coronavirus relative alla protezione dei dati personali. Il collega Pietro ci spiega perché è importante tutelare la privacy, la protezione dei dati delle persone che possono essere interessate o no a questa situazione. Quindi il tema è: ci dite il nome, chi è che si è ammalato, così noi possiamo tutelarci. Ecco, ci spiega perché invece è importante evitare diciamo una diffusione dei nomi, e che quindi la tutela dei singoli comunque è necessaria per evitare, diciamo, una caccia all'untore. Sentiamo il prossimo contributo. Uslo Web Radio, www.webradiouslo.it, webradiouslo.it. Buongiorno al collega e amico Pietro Calorio. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo con Pietro Calorio, che è consulente privacy, ma soprattutto di PO nell'ambito sanitario, e mi sono permesso di chiamare Pietro perché con il coronavirus vengono in luce problemi, oltre alle emergenze sanitarie, anche i rapporti fra l'emergenza sanitaria e la privacy. Quale di quei diritti della riservatezza e quelli sanitari deve essere sacrificato in nome di un problema che si sta diffondendo? Ma diciamo questo, anche per intanto sgombrare il campo da anche giustificate illazioni sul fatto che parlare di privacy in un'emergenza sanitaria come quella che stiamo sperimentando potrebbe a qualcuno apparire una questione oziosa. La realtà, diciamo, la censura potrebbe anche essere attendibile, però ecco, certamente il principio guida è che, come questa spiegazione si trova direttamente nel regolamento europeo, ma lo si sa, quello alla protezione dei dati personali non è ovviamente un diritto assoluto, ma va considerato, lo dice il considerando 4 del regolamento, alla luce della funzione sociale, va contemperato con altri diritti fondamentali in ossequio al principio di proporzionalità. Il che significa che in una congiuntura simile, in maniera accorta, certamente in maniera accorta, e cercheremo di dire come, la tutela della salute pubblica, e quindi questo allarme che più o meno giustamente nei toni, ma non è questo l'oggetto della nostra chiacchierata,
si sta diffondendo, ecco, è certamente un qualcosa che prevale in certi contesti sul diritto alla riservatezza. Da un lato abbiamo tutti i soggetti che si devono in prima persona, in prima linea, occupare dell'emergenza, dalla protezione civile e a tutte le strutture strumentali alla protezione civile, come definite dal decreto legislativo, dal codice della protezione civile, il decreto legislativo 1 del 2018, che è stato recentemente citato, anche perché appunto di questo arriveremo anche a raccontare, che il garante per la protezione dei dati personali ha espresso un parere in via d'urgenza su uno schema di ordinanza della protezione civile in cui si fa riferimento anche a come debbono essere trattati i dati personali. Certamente in questo contesto, in determinati casi, la protezione dei dati personali deve cedere il passo all'altro diritto fondamentale, che è quello alla tutela della salute, e questo è un principio senz'altro. D'altra parte, proprio perché il diritto alla protezione dei dati personali deve cedere il passo ma ad altri diritti, ma sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, significa che è il contesto a doverci dire se una data operazione di trattamento è adeguata rispetto alla finalità. In linea generale sappiamo che vale il cosiddetto principio di minimizzazione, per cui i dati personali devono essere trattati solo se non è possibile perseguire certe finalità in altro modo, e su questo anche un altro considerando del regolamento è molto chiaro, oltre a dire appunto, come dice l'articolo 5, che i dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti, limitati a quanto necessario, si aggiunge anche che i dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità che ci si propone non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. E qua faccio un esempio. L'esempio è una azienda privata che per la tutela dei propri lavoratori intende, questo è proprio un caso che mi è stato sottoposto, intende per la tutela dei propri lavoratori non più tardi di domenica, quindi 2 giorni fa, mandare un'email a tutti per chiedere la conferma del domicilio. Noi tutti sappiamo che c'è una differenza civilisticamente parlando fra residenza, domicilio o dimora. Anzi, addirittura probabilmente in questo contesto quello che sarebbe stato rilevante sarebbe stato la dimora. Anche immaginiamo il dipendente di questa società che per ragioni sue personali si fosse trovato in uno dei comuni colpiti dall'ordinanza restrittiva per l'emergenza sanitaria. Certo. E in quel caso sarebbe in teoria, se questa operazione fosse stata messa in atto, avrebbe dovuto certamente comunicare questo dato. Però a quel punto bisogna fare una valutazione in concreto, e la prima valutazione da fare è: l'azienda privata in questo caso può ottenere lo stesso risultato senza mettersi in casa, tra virgolette, un dato? Io nella fattispecie mi sono sentito di suggerire che, a meno che non ci fossero delle ragioni obiettive, certamente c'è un problema di salute dei lavoratori, eccetera, eccetera, però, come dice la normativa, bisogna anzitutto chiedersi se l'obiettivo, cioè il non far venire al lavoro persone che provengono dalle zone interessate, non possa essere raggiunto attraverso un invio di una comunicazione generalizzata dicendo: guardate, le persone che arrivano da quelle zone sono pregate di non recarsi al lavoro e in effetti così poi è successo, hanno mandato un'email a tutti i dipendenti non solo ma anche collaboratori, nella quale si è detto
non recatevi al lavoro e se dovete arrivare al suo posto di lavoro potete farlo solo ed esclusivamente, allora quelli che arrivano dalle zone interessate no, per quello che riguarda gli altri recatevi al lavoro con un taxi che vi verrà pagato dall'azienda solo allo scopo di prendervi la vostra strumentazione, tornare a casa e lavorare da casa. Quindi questo è stato deciso senza in effetti raccogliere un ulteriore dato sulla legittimità della raccolta del quale qualcosa si poteva dire. Però certamente ci saranno state tutta una serie di situazioni in cui anche le aziende private, anche nella comprensibile volontà di aiutare tutte le autorità preposte a contenere l'emergenza, avranno messo in atto raccolte di dati probabilmente discutibili. Ma perché sono discutibili in fondo queste raccolte? Perché il problema non è la raccolta del dato in questo momento. Un domani, e questo lo vediamo soprattutto, ma ne parlerò fra un istante, del versante dell'attività giornalistica, un domani il fatto che certe informazioni siano in possesso di una certa organizzazione potrebbe anche causare, a seguito di eventi avversi, immaginiamo una violazione di dati o qualunque altro comportamento non autorizzato sui dati, anche solo la semplice curiosità del dipendente, magari animato da volontà di andare a vedere, ma questo dove stava quel giorno? Andiamo a vederlo, visto che abbiamo raccolto tutti questi dati, andiamo a vedere. Ecco, un comportamento del genere, per quanto illecito, e che esporrebbe ovviamente chi lo mette in atto a censure da parte anche del proprio datore di lavoro, certamente può esporre a rischi questa persona. E quindi vale sempre il solito principio. Quello che non c'è, questo era quello che raccontava il buon Henry Ford, e si può applicare anche a questa materia, in tanti l'hanno fatto, ciò che non c'è non può rompersi, quindi non mettiamoci in casa una informazione che non siamo assolutamente sicuri di dover raccogliere. Per quello che riguarda l'attività giornalistica, poi questo è ancora più evidente, perché ovviamente quello alla libertà di espressione e di informazione è un diritto costituzionalmente garantito e ci mancherebbe altro, e entro certi limiti certamente chiaramente ha un impatto privacy, ma entro certi limiti la raccolta e anche la diffusione di dati da parte degli organi di informazione possono essere ammissibili. Volevi intervenire? No, ti stavo seguendo. No, assolutamente, volevo dire che appunto questo, cioè che e deve essere tutto sempre molto, no, come devo dire, equilibrato, no? Assolutamente sì, e questo equilibrio mi pare di poter dire non è stato particolarmente brillante, riflettendo ad esempio su uno di questi casi, uno dei primi a cui è stato un po' ascritto l'inizio dei focolai in Lombardia. Sì. Sono state diffuse dai giornali moltissime notizie di dettaglio che hanno potuto molto facilmente ricondurre, tramite ricerche o banali ricerche sul web, alla precisa identità. Sì. di questa persona della provincia di Milano, che è stato uno dei primi del focolaio italiano. E questo chiaramente desta un pochettino di allarme, anche perché questo mi piace ricordare le regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. In queste regole deontologiche a cui tutti gli operatori devono attenersi e che sono diciamo a corredo della normativa in materia di protezione dei dati personali, quindi GDPR e la normativa italiana,
espressamente si fa riferimento alla tutela della dignità delle persone malate e in questo contesto viene prescritto al giornale, esatto, viene prescritto al giornalista nel fare riferimento allo stato di salute di una determinata persona identificata o identificabile di rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e il decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. Quindi questi sono trattamenti di dati, quindi diffusione di informazioni che certamente vanno potenzialmente a ledere la dignità di una persona. E poi la pubblicazione, questo aggiunge le regole deontologiche, è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona, ma con una precisazione: se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. Quindi quando si tratta di privati cittadini che loro malgrado sono caduti vittima di questa patologia, certo, prima di andare a diffondere informazioni molto ben circostanziate sulla loro vita, sugli spostamenti, eccetera, il settore dell'informazione dovrebbe essere molto molto accorto. Certo. Altro discorso ovviamente riguarda i trattamenti di dati che possono e anzi devono essere eseguiti dai soggetti che, come dicevo all'inizio, hanno in prima linea in carico la gestione dell'emergenza, quindi dalla protezione civile agli ospedali, assolutamente, e tutti coloro che sono coinvolti. Quindi su questo c'è il parere del garante che si è espresso in maniera tendenzialmente favorevole, ma che dovrà confermare la propria decisione entro una trentina di giorni circa, e che in ogni caso ha evidenziato la necessità che alla scadenza del termine dello stato di emergenza, che è stato fissato, come sappiamo, in 6 mesi, saranno adottate da parte di tutte le amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile misure idonee a ricondurre i trattamenti dei dati personali, leggo testualmente, effettuati nel contesto dell'emergenza nell'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti dei dati personali in capo ai tali soggetti. Quindi bisogna fare in modo in questa vicenda, un po' come dovremmo fare noi quando ci informiamo, chiamiamola epidemia. Questa epidemia è una delle prime epidemie che hanno rilevanza social, non solo sociale, ma social e globale. Quindi è allo stesso modo in cui è necessario per tutti noi, per mantenere la razionalità, andarsi a informare solo ed esclusivamente dalle fonti ufficiali, così dobbiamo fare in modo, nell'ambito del trattamento dei dati, di lasciare che le istituzioni provvedano a tutti quegli scambi di informazioni necessarie per gestire l'emergenza, un'emergenza che può essere oltretutto dal punto di vista tecnico incasellata in quelle che in gergo si chiamano basi giuridiche, certo, di interesse pubblico rilevante. Certo, c'è un tema di salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica delle persone, ma qua in senso più generale si tratta di interesse pubblico rilevante. Anche il nostro ordinamento specifica questa prescrizione, facendo riferimento al fatto che considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti in materia di compiti di sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica. Ma attenzione, trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri. Quindi certamente i social e i giornali vanno molto più veloce delle istituzioni, ma proprio per questo occorrerebbe essere prudenti, perché, e pensiamo ancora un altro fatto, e qua potrei concludere,
una famiglia veneta ha sostanzialmente scoperto la positività al coronavirus del proprio figlio 17enne dai mezzi di comunicazione. E questa cosa, questa è una notizia di ieri o l'altro ieri, non ricordo, ma è un'altra notizia che ci fa proprio toccare con mano qual è il danno che un non corretto trattamento di dati personali, il lasciare che venga identificata una persona attraverso la correlazione di tanti elementi, ecco, qua possiamo solo immaginare quale danno, quale patema d'animo abbia potuto causare nei genitori di questo 17enne. E questo deriva da un non corretto trattamento dei dati personali. Bene, Pietro, grazie della tua carrellata e della tua intervista veramente importante. Un grazie a te e una buona giornata. Ti ringrazio molto, Angelo, e ringrazio tutti gli ascoltatori per il tempo che mi avete concesso. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso l'intervista che appunto ho curato io al mio presidente del Consiglio dell'Ordine, il collega avvocato Antonio Tafuri, che nei giorni scorsi ha dovuto affrontare comunque l'emergenza per quello che riguarda il Tribunale di Napoli, purtroppo scontrandosi con le istituzioni dello stesso Tribunale. Cerchiamo di capire che cos'è accaduto a botte di fide, eccetera, eccetera, e che cosa sta accadendo presso il Tribunale di Napoli. Ascoltiamo. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouslow.it. Buongiorno, bentornato nella radio dell'avvocatura da Antonio Tafuri, collega del Foro di Napoli e presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Ciao Antonio. Buongiorno a te, ciao e buongiorno a tutti. Antonio, è stato un fine settimana abbastanza duro perché è in atto uno scontro, diciamo, tra l'ordine che rappresenti e la Corte d'Appello di Napoli, la Procura Generale, in ragione delle linee guida, delle misure adottate e non adottate dal Tribunale. Innanzitutto spiegaci da cosa è successo e da che cosa nasce la diffida che ieri mattina avete inviato. Sì, la diffida nasce da questo. Innanzitutto mi fa piacere fare una premessa, cioè che io trovo del tutto assurdo, incongruo, che ci sia un clima di braccio di ferro, di sfida tra l'ordine di avvocati, in sostanza l'avvocatura tutta napoletana, e appunto i capi degli uffici, il presidente della Corte e la Procura Generale, perché gli avvocati stanno cercando soltanto di affermare il principio della necessità della tutela della salute pubblica, necessità della tutela della salute privata, individuale, diciamo così, pubblica, collettiva della classe forense, collettiva dei magistrati e del personale del Palazzo di Giustizia e naturalmente poi per estensione dell'intera cittadinanza. E a fronte di queste nostre richieste, di questa nostra battaglia, troviamo un muro di gomma che al momento è assolutamente invalicabile. E c'è una assoluta diciamo negazione ad ogni nostra istanza di adottare misure più incisive di quelle che posso definire quasi risibili finora messe in pratica, perché fino a questo momento il Presidente della Corte e il Procuratore Generale hanno soltanto nel tardo pomeriggio di giovedì e quindi poi con comunicato diramato nella mattinata di venerdì e che quindi in sostanza avrà vigore a partire da lunedì, e quindi con un ritardo notevole, diciamo, rispetto all'inizio dell'emergenza del coronavirus, hanno previsto per quanto riguarda l'organizzazione delle udienze mirata ad evitare problemi, diciamo, di contagio, hanno previsto che le udienze, secondo la norma del codice di procedura civile, si tengano una per volta, essendo udienze non pubbliche nel civile, e che nel frattempo tutti quanti gli altri
avvocati, parti interessate, testimoni, eccetera, aspettino fuori. L'unica misura che hanno pensato su sollecitazione nostra di adottare è di prevedere delle fasce orarie di gruppi di cause che è del tutto evidente non risolvono il problema, perché no, ma soprattutto poi io leggevo in alcuni gruppi non ci sono state da parte dei colleghi, non hanno ricevuto la comunicazione di queste fasce orarie. A te risulta diversamente? No, non risulta. Come dicevo prima, queste linee guida sarebbero in vigore da venerdì, essendo state diramate venerdì, ma tutt'oggi per le udienze di martedì o di mercoledì non abbiamo avuto niente. Quindi in realtà ancora oggi, pur avendo approvato queste linee guida, non le hanno messe in pratica. Ma del resto, come stavo dicendo, questa organizzazione è assolutamente inadeguata, dato che in ogni caso bisogna pensare che nel caso del Tribunale di Napoli, dove abbiamo tanti piani nei quali sono raggruppate le sezioni e le aule di udienza, se togliamo tutti gli avvocati interessati alle singole udienze e li mettiamo nei corridoi o negli androni dei singoli piani, creiamo comunque un assembramento senza il rispetto di quella direttiva ministeriale che prevede la distanza di sicurezza di 2 metri. Quindi è assolutamente diciamo incongruo e insufficiente. E questa peraltro è l'unica misura che hanno inteso adottare. Ho fatto personalmente sabato mattina un accesso al tribunale per controllare lo stato dell'arte sulla attività di sanificazione del Palazzo di Giustizia, a parte il fatto che non ho visto l'ombra di imprese addette incaricate a questa opera, anche se poi il procuratore, voglio dire, il presidente della Corte mi ha mandato le fotografie che riproducerebbero la sanificazione in corso. Comunque, senti, noi ne abbiamo visto un po' di fotografie, cioè quelle persone con la tuta che disinfestavano i locali del sindacato forense erano personale incaricato da voi, ordine. Sì. Allora, il personale con la tuta riprodotto sui giornali online è dell'ordine. Abbiamo sanificato i locali dell'ordine e il sindacato ha chiesto, diciamo, l'intervento anche dei propri locali, quindi quella è una ditta che abbiamo incaricato noi, e poi ovviamente immagino il sindacato approfittando del fatto che erano lì. Ma nel corso del mio accesso personale in tribunale non ho visto nessuno, anzi ho incontrato anche dei magistrati nel settore penale che conosco, che non sapevano assolutamente che si dovesse fare questo intervento. Non metto in dubbio ovviamente che sia stato fatto da qualche parte, ma sicuramente è stato fatto in qualche minima parte dello sconfinato Palazzo di Giustizia di Napoli, e quindi sicuramente non è stato fatto nelle torri A, B e C che ho scandagliato metro per metro. Torri che non per chi ci ascolta sono altissime, il Tribunale di Napoli sono praticamente 3 grattacieli uniti da 29, 22, 19 piani, quindi per dare l'idea. Certo, sì, esatto, esattamente. Non è stato fatto nella cosiddetta piazza coperta, dove tra l'altro c'era il bar aperto regolarmente, nessuno ha visto nulla, quindi insomma la sanificazione sarà stata fatta spruzzando da qualche parte qualche cosa con il vaporella, no? Come per intendersi, sì. E questo è l'adeguamento alle direttive ministeriali. E purtroppo dobbiamo prendere atto che c'è questa contrapposizione che non abbiamo voluto noi, ma che si è creata di fatto con una insomma, esatto, quindi per ripercorrere, dopo la vostra diffida, appunto, a seguito di aver constatato che non c'era stata la sanificazione e la pulizia, avete fatto quella diffida e c'è stato un comunicato sabato mattina pomeriggio della Corte d'Appello in cui si rilevava che la pulizia era stata fatta, e poi un richiamo all'articolo 650. Da qui, insomma, la vostra reazione con il contro comunicato. Sì. Raccontaci.
Sì, la reazione, se posso dire, anche violenta e stizzita, perché non è possibile richiamare noi avvocati all'articolo 350, all'inottemperanza delle ordinanze delle autorità, quando poi proviene proprio dalle autorità che sarebbero state tenute nel corso di un'intera settimana, quantomeno a mettere nei dispenser dei bagni i saponi che invece io personalmente ho visto non esserci. E poi io mi sono anche doluto, diciamo, a livello personale, per il fatto che avevo già comunicato sia al Presidente della Corte che al Procuratore Generale che gli avvocati interessati dal contagio si erano messi in quarantena autonomamente, spontaneamente. Quindi il fatto che loro abbiano scritto che io ero invitato vivamente a diffidare questi avvocati appena del reato di cui all'articolo 350 è stato veramente un passaggio infelice, se mi è consentito dirlo, sia pure Sì, con il rispetto diciamo delle autorità pure chiaramente costituite. che molti di noi lo hanno letto come una non tanto velata minaccia. Esattamente, 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 che ha provocato quindi anche la nostra reazione. Noi siamo vicini ai colleghi che sono stati così sfortunati da essere colpiti da questo virus. E certamente non è bello che questi colleghi malati e corretti, perché si sono autosospesi, diciamo così, posti in quarantena, siano poi anche minacciati per il tramite del Consiglio dell'Ordine anche di persecuzione penale. Questa è una cosa pessima. Assolutamente sì. E da lì appunto la vostra reazione di ieri sera in cui hai rilevato quello che ci hai raccontato, che la sanificazione, la pulizia dei locali dei tribunali non c'è e che questo richiamo al 650 non è congruo. Senti, parlate anche di astensione dalle udienze. Allora, noi abbiamo chiesto che si emettano provvedimenti, diciamo che si impartiscano direttive ai magistrati di rinviare le cause laddove manchi un avvocato, perché questo può essere proprio nell'ottica del 650, l'assenza di un avvocato può essere proprio causata dalla spontanea diciamo autoquarantena, come posso dire, del collega che responsabilmente ha un sospetto e quindi non va in udienza. E se questo poi è il succo del nostro provvedimento, se dovessero essere messi questi provvedimenti, noi non abbiamo difficoltà a non proseguire nella strada della sospensione, perché ci sarebbe da un lato una linea distensiva, un segno, diciamo, della distensione dei rapporti, dall'altro lato provvedimenti concreti nel senso della cautela e della precauzione sanitaria. Se no, dovremmo prendere appunto i nostri, dovremmo trarre le conclusioni, non è esclusa ovviamente anche l'astensione, che posso immaginare essere anche diciamo in deroga ai preavvisi previsti dal codice di autoregolamentazione, perché sarebbe per la tutela della salute pubblica e quindi per Per l'incolumità e la sicurezza del lavoratore. giustificata, sì, dall'incolumità Sì, sicurezza del sì. lavoratore. Senti, Peraltro Antonio, voglio, scusami se posso aggiungere sì, un'altra certo. cosa, peraltro negli ultimi minuti possiamo dire abbiamo avuto anche la presa di posizione di alcune associazioni dei magistrati, abbiamo anche diciamo voce della presa di posizione dei lavoratori, del personale amministrativo, quindi io ritengo che Che vi dicono cosa? diciamo il clima, insomma, che sono d'accordo con la nostra posizione. Quindi ritengo che il clima stia volgendo nel senso che i capi degli uffici si possano trovare in una situazione in cui in maniera cieca sono soli contro tutti. Certo. Senti, Antonio, l'ultimissima cosa, qualcuno leggendo
assunti sui giornali, sui quotidiani online, leggendo la vostra diffida, dice: ma che fanno a Napoli? A Napoli non c'è una zona rossa, non ci sono emergenze conclamate. Perché continuano a chiedere la sospensione delle attività? Cosa rispondi? Allora, sì, la premessa è questa, che i casi conclamati a Napoli riguardano solo avvocati. In secondo luogo, la struttura del Palazzo di Giustizia di Napoli è una struttura totalmente chiusa all'esterno, areata solo con aria condizionata e, come dicevi anche tu, che si sviluppa in altezza, dove è necessario prendere gli ascensori per arrivare a fare udienza al 23° piano, al 22°, al 28°, eccetera. E quindi gli ascensori sono sempre affollati. Tra l'altro, nelle famose linee guida di cui parlavamo prima, nulla si dice sulla limitazione della, per esempio, della capienza degli ascensori, come se appunto fosse tutto normale, quindi noi bestioline possiamo tranquillamente entrare in ascensore fino alla portata massima di 13 persone. Sì. Questo è anche un altro aspetto che prima mi era sfuggito, che diciamo va evidenziato per la insufficienza e superficialità di questi provvedimenti. Sì, a ciò aggiungasi qualcuno oggi giustamente fa osservare che chissà in che condizioni sono gli impianti di areazione e la pulizia dei filtri. Non vogliamo neanche farcele queste domande. Antonio, Sì. io ti ringrazio. Per questo aggiornamento che diremeremo subito, quasi insomma, in tempo reale senza ritardo, ti invitiamo a tenerci aggiornati e ti facciamo caro in bocca al lupo Grazie, di io buon lavoro. mi auguro soltanto che ci sia una resipiscenza veloce e quindi che torni il clima ottimo collaborativo che abbiamo sempre avuto con i capi degli uffici. Effettivamente poi diamo atto che avete anche invitato la magistratura a un tavolo tutti assieme. Grazie, un caro Sì, saluto, buon lavoro. grazie, grazie, ciao, grazie. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Eccoci al termine di questa puntata del lunedì di Svegliati Avvocatura. Ancora una volta, appunto, abbiamo parlato delle tante questioni che interessano, diciamo, coronavirus dal punto di vista giuridico. Fatemi chiudere che c'è anche qualche piccolo lato positivo, almeno qui a Bologna devo dire che i mezzi, diciamo, sono vuoti, le strade sono vuote, non c'è traffico la mattina, al bar riesco a trovare il giornale, quindi dai, Milena, fammi essere un Ma filino, dai, diciamo. comunque diciamo che l'altro lato positivo, Elia, diciamolo, è che noi come Uslo Web Radio stiamo organizzando una sorta di task force perché ci è stata chiesta da più parti, da colleghi che magari non riescono a spostarsi, da altri che invece possono spostarsi e vogliono mettersi a disposizione di altri e quindi vedrete che sui nostri social e sui nostri canali diffonderemo prima possibile come abbiamo pensato di organizzare, ecco, anche per non ledere la privacy di alcuno e soprattutto cercando di essere il più possibile utili, insomma, anche in questo frangente. Io ti saluto, Elia, saluto Ornella Sala in regia e saluto tutti con una frase di Alda Merini. Confinata in una foglia, osservo il mondo. La mia quarantena odora di te, che mandi respiri al vento. E svegliati, avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.